Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Mario, ci siamo qui con Mike, Scribble.io e Ono. Qui in uno speciale 700 iscritti un po' casalingo. Oggi giocheremo a Scribble.io, un sito dove uno deve disegnare e gli altri devono indovinare che cosa quello sta disegnando. No, allora, c'è un tizio. Ok. Vabbè, sempre le solite espressioni molto... Il mestiere di questo uomo lo disegna. Qua c'è una pentola. E qua c'è il cibo. L'ho indovinata. E qua c'è il cibo. Qua c'è il cibo che dovrebbe... Ok. Ragazzi, sono scemo io. All'infinito. Oh, io... Ma come? Sì, ho indovinato. C'è questo tizio, siamo a giugno, quindi ormai i capelli si sono fatti. Giugno. Belli lunghi. Va a tagliarseli e se li fa tagliare, è pelato, e se li fa tagliare da una persona ben precisa. No, ancora. Questo è un riferimento molto razzista sul fatto che i negozi di parrucchieri sono cinesi. No, assolutamente no. Dai, si può capire chi è questa persona che taglia i capelli. È un parrucchiere. Ma io l'ho scritto! Tu hai scritto parrucchiere. No! Allora, se disegna Luca siamo rovinati. C'è sto tizio che non vuole più vivere, poverino. Vabbè, si vede anche dalla corporatura. Allora decide di finirla. E quando ti butti, com'è che si chiama? Com'è che si chiama quando ti butti da alto? Suicidio. Cioè dall'alto. Morire. No, quando ti butti dall'alto verso il basso. Sing. Avete detto burrone, ma non è burrone. Ah! L'ho trovato. Raga, io sono stupido, non lo so. No! Ok, cioè, anzi no, facciamolo proprio fedele. Ok, fungo. E... che ti offre, diciamo... Spacciatore. No, non bisogna dire il nome del suo personaggio, bisogna dire cosa sono le cose che ti offre. Beh, l'hanno visto tutti questo film. Non so come si scrive. Ma come non sai come si scrive? È in italiano. C'è questa casupola, diciamo, a Washington, situata, ecco qua. Ci vede... Ok. Ok. Questo è un interruttore, più o meno. E qua c'è il telefono. C'è un tizio con dell'acqua. Scossa? No, sto qua per tu. Sì, è qualcosa di generale anche. Incredibile. Un altro esempio che c'è le centrali dell'elettricità. Non so come disegnarle. Ma l'hai detto. Easy. Non so come hai fatto, non pensate male. Queste qua sono corde. Ok, sì. E così che... roba. Aspetta. Ma come aspetta? No, non tempo? È facile. Aspetta. Ma che... era un violino. Violino. C'è un tizio che purtroppo questo giorno è stato molto sfortunato. In più credo anche che sia anche uscito un... Vabbè. Ma più nello specifico. Questo è un ago e sta andando a contatto appunto con un braccio. Capito, all'infinito. Pungere. No. Come vedi la parola? che cazzo di... Allora, c'è questo... c'è questo animale. Questi animali ci trovano sotto i cavoli e ci portano... Ecco. E ci portano a casa. Fanno cadere. Ci sono gli Avengers, ce ne sono tanti tipi. C'è uno che può volare e può sollevare... il coso di Thor. Cioè, c'è pure scritto c'è in un modo non comprensibile. Ma cos'è? Ma sta... Ma cos'è che fa questo? Lui. Ma lo sai... Cos'è sta roba? Me l'ho pure scritto, come fai? Come ho capito, vai? Ma è nelle lingue anglosassone, non le so. Qua c'è un esperto di un attrezzo salterino. Come potete vedere è molto sicuro di sé. Aspetta, nonno. Sono quattro lettere scritte nonno. Ma secondo te
Allora, c'è questa cosa in molte ville o anche un po' vecchiotte, questa cosa qui che c'è nel giardino, e poi c'è una grata in cui ci si mette la carne. La carne. Raga, non so cosa si scrive. Questo meccanismo qua, come viene cotta? No. Sì. Sì. Allora, c'è un ring, c'è un pugile e un altro pugile. Però che... Adriana! Dopo che vince, arriva un tizio che gli dà... Fate finta che questo sia il giallo. Un tizio senza testa! E quando finiscono, gli dà un premio. Ma non so perché fare. Il marrone? Fa la gialla! Alcuni cose... sì, vabbè. Allora, c'è un tizio. Perché deve andare... Deve andare a casa... A fare una cosa. Mi scappa la mega cagarella. E gli serve una cosa. E deve fare una cosa. Perché il giorno dopo deve fare un esame. Ma gli metti i baffi che esame. Ma... Studio. Ma l'avete scritto? Se l'avevo scritto prima studio, perché non me l'ha dato? Studia, studia. Allora, è sempre il solito tizio. Cos'è, arresto cardiaco? Mario, tu l'avevi azzeccata, cambiala un po'. Però. Realtà virtuale. Realtà virtuale. Ci sono dei competitivi, ci sono un po' di competitivi in ogni settore. Noi sappiamo che dagli anni 80 gira purtroppo per le strade il crack. Ecco, questa è una striscia di crack. E allora ci sono delle particolari persone che si fanno, non spacciare, si fanno a gara come dei gamer, insomma, a chi ne striscia di più di fila. Come si chiamano questi qui? Se ci sono i gamer, ci sono anche i col crack, non gay. Crack, gamer. Ah, easy. Raga, l'ho scritto. Crack. Questo è facilissimo. Ah, ok. L'albero. C'è una strada. Bellissima strada. E... C'è tipo una macchina senza ruote. Per andare ha bisogno di... Ma come, non è benzina? No. Dove metti la benzina? Ma... E vabbè. C'è questo tizio che si sta mangiando la sua dose di cibo. Il problema è che un po' di cibo è andato purtroppo sul suo vestito. Allora, ve la faccio semplice, questa se non la capite davvero. Cos'è questa? No, ho scritto linee! Dov'è? Qua, che è nel mare. Ed è così. Più o meno. Ah. Senza ma lì. No, ma se tu li puoi sclose. Tre cuori. Cos'è? Ma dai! Da. Ma dai! Questo... È un albero e appena piovuto. Girdinaio. E l'albero? Quindi l'albero? L'albero? Cos'è? Te l'ho scritto all'infinito. All'infinito. Ma scrivilo all'infinito. All'infinito. Ma non è infinito. Sgocciola all'infinito. Ok, siamo dentro il corpo di Gianfilippo il Tirardo. E lui, diciamo che è una persona molto normale, cioè ha tutti i suoi organi interni. Come ha fatto a indovinarlo? E ma chi siamo? Lui, vabbè, non è molto sano perché gli arriva in gola, però anche lui ha un... Cos'è quella roba? C'è un Quando nasce una rana è semplice Girin. Jarin. Ma così. Io come faccio a superare Mario? Guarda quanti punti ha. Arrivederci. Vabbè, c'è un tavolo e una sedia. Sta mangiando. Cosa con la roba? Sta mangiando con un oggetto. Ah. Cosa? Mamma mia. Sì, ma che utensile. Ma le dimensioni normali però. Ci sono, vabbè, questi che il tizio beve. Ah! Fino a quando fino a quando fino a quando mi fai quella roba lì, cosa devo capire? La bevanda! No, è una bevanda fatta con... Madonna. Certi Pokémon, tipo per esempio Meow, è una
delle loro prime mosse? Vabbè, io non lo so. Anch'io. Più o meno Mike. Non so se Mike lo indovinerà, ma c'è un Pillarman, che è lui, questo qui. Da che band musicale è preso questo nome? In mezzo al nome c'è questo. Slash. Ah! Oh, torna indietro alle parti in cui dice Akdk. In mezzo al nome ci devi mettere lo slash. Cioè, dai, te l'abbiamo detto, più di così. C'è una tipa in gonna, però dovete convertirla in un uomo. Aspetta, già, perché c'è le tigre? Dovrebbe essere muscoloso. Ed è... Ma cosa c'entra? Soccolo, sì. Ah, ok. Madonna. Che sto per scrivere spettro? È molto semplice. È, diciamo, un alimento che si trova se, cioè, in qualsiasi supermercato. Ancora? Vabbè, fatto con il latte. Secondo voi la mucca si fa col latte? Non ha un nome italiano. L'hai scritto? Qualcuno ha scritto. Io l'ho fributtato. Ma non è yogurt. Allora, pochi giorni fa è partito quel razzo che conoscete tutti e non è un carrello. Allora, quello di SpaceX. Che ne sto, io sparo cose a caso. Quello di SpaceX in collaborazione con la NASA. Chi è il tizio che ha inventato, cioè quello che ha fondato la SpaceX? Cioè, l'hai indovinato subito. Chi ha inventato la SpaceX, la Tesla, PayPal? Meno male PayPal. Che si scriva così. Ha chiamato suo figlio X A E 12. Elon Musk, vediamo se lo sai scrivere. E va, glielo dici quando è finito il tempo. Questo è un letto. E lui sta provando a dormire, ma non ci riesce. Ma non riesce a dormire perché soffre di una malattia. No, non so come si chiama. Non so come si scrive. Ma qua mi tocca censurare. Raga, non lo so. Ma dai. Ma l'hai scritto, no. Devi togliere una G e mettere una N. Qua è una bella censura, devo mettere. Ci ho fatta all'ultimo secondo. Cos'è questo? Allora, c'è questo posto dove si fanno ricerche scientifiche e si fanno esperimenti. Ecco, qui una bella provetta. Ecco, c'è anche questo. E poi c'è, ovviamente, guardate qui, lo scienziato. Ah, ma ho indovinato. Oh. Dai. Ah, Mario, non parla. Boh, raga, non mi scrive. Dai, non mi scrive. Ho vinto. Boom. Io non so scrivere. Neanche disegnare. Vabbè, vi lascio tutti i loro canali in descrizione. Mettete dislike se volete altri video. Se il video vi è piaciuto lasciatelo qua sotto. Commentate, iscrivetevi. Perché mi ha vomitato addosso mentre parlavo? E non c'entro, non l'ho vomitato prima. Michael non parla. No. Va bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao. Bella. Bella. Arrivederci.